E finalmente abbiamo il gameplay di Mimikyu. Andiamo subito a mettere play a questo gameplay di El Chico Eevee. Ormai lo sappiamo, il nostro leaker di fiducia che ci tira fuori Mimikyu giocato. Aspetta, vi confermo che è un all-rounder. Infatti vedete lo sfondo viola. Quindi all-rounder per lui. E andiamo a vedere subito il suo primo moveset. Vedremo entrambi i moveset. Intanto purtroppo le mosse sono in spagnolo, ma vediamo bene quello che fanno. Le due mosse sono semplicemente sgomento e graffio. Eccolo qua. Infatti sono andato a documentarmi perché impressionare non mi ricordavo cosa fosse. Ma sgomento. Abbiamo quindi questo rounder che è melee, come vedete. Quindi attacca ravvicinato, fa danno fisico. E come vediamo dal colore dei numeri dei danni che fa, perché è arancione. Se fosse stato invece violaceo sarebbero stati sicuramente danni speciali. Allrounder, dunque queste due mosse non mi sembrano intanto fortissime sinceramente, quindi non hanno grandi effetti particolari o effetti secondari insomma, quindi sì, puoi usarla due volte la mossa graffio, ma niente di che, quindi non ha neanche un enorme last hit, forse in lane non sarà proprio fortissimo, ma comunque vedremo adesso non appena prenderà le mosse definitive. Intanto vediamo anche che a livello 4 ancora non ha cambiato le mosse, e questo è un Pokémon che io vi ricordo non si evolve. Voglio insultare la vostra intelligenza, insomma, o la conoscenza dei Pokémon, ma questo Pokémon non si evolve. Qua abbiamo Carineria che scatta in una direzione e se trova un avversario gli fa dei danni. È abbastanza simile alla Carineria di Azumarill, abbastanza, parte la parte dello scatto. Però se vi devo dire, questa mossa non è che mi faccia impazzire pure, quindi insomma non è proprio il massimo per ora, dato che scatta in direzione sì e fa anche dei buoni danni, ma se non colpisci nessuno la mossa semplicemente va in cooldown e tu non hai fatto niente, quindi non è così veloce l'animazione e dici cavolo è difficile evitarlo. È abbastanza lentuccio, ma non demordete, non abbandonate il video, perché sicuramente il secondo set, quello che vedremo nella seconda parte del video, è quello che personalmente mi ha ispirato di più e mi sembra più figo. Però chissà, magari ditemi voi, magari a voi piace questa mossa Carineria, a me non fa impazzire. Vediamo che a livello 6 non prende nessuna mossa, la prenderà al 7. Vediamo, andiamo un pochino avanti per vedere, eccolo qua, esatto, abbiamo Furtivombra a livello 7, questa invece già mi piace molto di più, perché è una mossa che ha del potenziale secondo me, ecco, dato che lancia questa ombra mentre Mimikyu va all'indietro, quindi lui si sposta all'indietro ma lancia l'ombra in avanti, vedete qua, e marchia un avversario. L'avversario marchiato, se noi ripremiamo la mossa Furtivombra, possiamo andare sull'avversario. C'è una particolarità che fra poco il buon El Chico Eevee vi farà vedere, che se noi facciamo Furtivombra attraverso dei muri o attraverso anche dei bash, dei cespugli, il range di questa mossa aumenterà per tutto il range del cespuglio o del muro. Quindi molto figo, se tipo lo facesse qui in diagonale in questa zona qua proprio, sarebbe lunghissimo, perché andrebbe fino all'altra parte, fino a superare anche i cespugli. Insomma, sarebbe veramente carina come mossa. Infatti mi piace sinceramente, anche se anche l'alternativa che vedremo fra un po' è molto molto valida. Ma ragazzi, non ve l'ho detto, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. E adesso vediamo la Unite, che no, non ve la faccio vedere adesso perché purtroppo gliel'ha cancellata in qualche modo. Ma, e tra l'altro adesso vi spiego anche la passiva, perché voi vedete che ha quel simbolo insomma attorno, ecco, vedete che si allunga il range e va, e poi come lo ripreme in teoria può andare sul target. Ora vediamo anche la Unite, poi vi spiego la passiva, che è appunto quel disegnino insomma di Mimikyu che vediamo attorno al livello del numero, cioè al livello del numero. Vediamo, dai, dammi, butta sta Unite che fai le cose bellissime, che è praticamente la Unite, la sua mossa Z, non so per chi se la ricorda, la mossa Z di Mimikyu, che c'era su Sole e Luna. Ma vediamo, dai, falla a quel Froakie, falla, no? Eccola, ole, ole,
praticamente un sacco di botte, ti mette lì sotto, tu diventi intargettabile da qualsiasi cosa e prendi una fracca di legnate da parte dei Mimikyu. La cosa invece, la passiva, come funziona la passiva? Quando Mimikyu ha questa forma qui, ovvero quindi la passiva attiva e la testa dritta, non il collo rotto, quando abbiamo la passiva prendiamo da un danno, quindi il primo danno che riceviamo, non prendiamo danno ma prendiamo solo il 2% di danno, una roba del genere. Poi non so, questa percentuale magari verrà modificata, quindi non la prendete proprio per certa al 100%. Quindi prendiamo un tot di danni invece che i danni che dovremmo prendere. Quindi che ne so, ci arriva Hyper Beam di Dragonite, spada la Unite, non lo so, di Zazen, ci arriva che ci farebbe un sacco di danni, invece no, prendiamo solo quel 2% del, appunto, del disguise, si chiama così, del manto e nient'altro. Quindi questo è il primo set, io andrei subito, salterei proprio a vedere il secondo, perché mi sembra anche molto molto più carino. Salterei anche direttamente la parte in cui prende le mosse, vediamo un po'. Personalmente Shadow Sneak mi è piaciuta molto, carineria non mi è piaciuta molto, ditemelo qua sotto nei commenti. Invece la ulti è fenomenale, beh, la ulti, quella è sempre la stessa, insomma, non è che cambia. E anche, vi dirò, anche la passiva è molto interessante, perché ha anche un concetto di avversario marchiato, perché quello che ti toglie il cappuccio, ti toglie la passiva, viene marchiato e tu gli fai più danni per un tot lasso di tempo. Insomma, ti hai anche velocità di movimento bonus verso di lui. E guarda qua che bella questa mossa. Abbiamo Ombre Artigli che fa da tipo degli schiaffi davanti, guardate un po', che non è questa, ma eccola, la usa adesso. Pa, 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 e colpisce a ripetizione, ma sembra fare un sacco di danni soprattutto. Questa magari, se è troppo forte, verrà nerfata prima del rilascio, ma io ci credo poco a Unite, del resto. Tra l'altro, ragazzi, ma che leak stanno uscendo dalla beta cinese. Ne parleremo nei prossimi giorni. Passate in live Vapor966 su Twitch, mi raccomando. Comunque, questa mossa Ombre Artigli, che lì ne parliamo. Ombre Artigli, più colpiamo con Ombre Artigli e più hit darà. E soprattutto anche più autoattacchi diamo tra un hit e l'altro, E più colpi darà questa Ombre Artigli. Ma qui ha usato, guardate un po', Spazio Raro, che sarebbe Distorto Zona, Trick Room. Io non pensavo sinceramente di poter mai vedere Trick Room, Distorto Zona su Unite, eppure ce l'abbiamo. Guardate qua, mette questo quadrato di area, insomma un'area a quadrato, dove, pensate un po', guardate quanti scatti sta facendo. Gli avversari, se infliggono un rallentamento a Mimikyu, invece che un rallentamento diventa una velocità di movimento bonus, quindi quello che lo rallenterebbe invece lo velocizza, cosa che ha super senso per quanto riguarda la Trick Room, per chi magari se ne intende anche di VGC, di competitivo Pokémon, su Scarlatto e Violetto, altri giochi. Ma non solo, perché dentro le Spazio Raro, guardate un po', possiamo scattare quante volte vogliamo con Mimikyu. Proprio possiamo fare quello che vogliamo fino alla fine della mossa. Possiamo scattare a ripetizione destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. E questa secondo me è una gran figata. Se non sbaglio c'è anche un effetto che riduce i danni da chi sta fuori dalla zona. Insomma, un sacco di effetti secondari molto molto fighi. Quindi questa combo di mosse, ti dirò, potrebbe essere la mia preferita, potrebbe essere la mia preferita, perché l'animazione che dà gli schiaffi con Ombre Artigli è fenomenale, e poi il fatto di poter scattare 27 volte penso anche sia figo. Ma guarda qua che crit che tira, ragazzi, cioè, comunque quel Lupa era livello 5, quindi insomma un po' bassino, però comunque niente male. Dobbiamo sempre considerare che sta giocando contro i bot, e quindi non è esattamente poi come giocare in una partita vera. Ma vediamo di nuovo qualche altro combo. Vedete che guarda quanto dura, ma guarda quanti danni gli ha fatto. Beh, livello 10 contro livello 7, però guardate qua, boom, boom, boom e boom, one shotato praticamente, da tre quarti di vita. Gli ha fatto comunque 2000 e qualcosa danni, se non sbaglio. Ora ce lo riguardiamo, ma vediamo quante volte fa il danno. Allora, una, sono 541, più 541 siamo già a 1100 più o meno.
altri 541, 1600 circa, e sono qua 2100, 2000, sì, 2200 in realtà, più o meno. E ne fa anche una una quinta, praticamente. Ho contato male, riguardo, perché... Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Porca zozza. Porca zozza, 2700 danni, una roba del genere. E danni che non puoi evitare, perché io non penso che tu possa evitare questa cosa con il Fulial o roba del genere, o se diventi unstoppable. Secondo me questo non sarà evitabile, sarà un po' come la ulti di Slowbro, dato che l'animazione è palese, ragazzi. Cioè, ti metto sotto al mantello e ti riempio di mazzate. Poi, non so, ditemi la vostra, magari quando uscirà sul server test, che dovrebbe essere fra un paio di giorni, lo proveremo insieme. Comunque, questo è tutto per Mimikyu, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che mi passiate a trovare in live tutte le mattine dalle 10:30, Vapor966, tutti i link qua sotto. Entrate anche nel gruppo Telegram, che non lo dico mai, ma sì, c'è un gruppo Telegram aperto a tutti, quindi perché no? Stiamo anche facendo la cosa dei team, se cercate team, un team con cui giocare, ragazzi. Che aspettate, guardate qua che belli gli effetti di Mimikyu. Cioè, guardate gli effetti di Mimikyu e cercate un team con cui giocare. Forza, 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 tutto qua sotto, nel gruppo Telegram, ce ne aspettiamo tutto. Ciao!